Ebbene sì, ennesima giornata casalinga. Purtroppo viviamo un periodo e dei giorni che non ci lasciano molte alternative in tal senso. Ad ogni modo, io sono Davide Rigamonti, insieme a Mariano De Biase sono uno dei due creatori di Odessa, una serie che nelle edicole ormai da quasi un anno, e sono qui per partecipare all'iniziativa A casa con l'autore. Quello che vorrei fare è un breve excursus sul progetto Odessa, su ciò che è e quello che vi aspetta nei prossimi mesi. Allora, Odessa è una serie strutturata in più archi narrativi, in più stagioni, per dirla con un termine più moderno, ognuna composta da 6 albi. La prima stagione, che si è conclusa con il numero 6, Crocevia, ecco qua, non aveva nessun sottotitolo, era semplicemente Odessa. Dalla seconda stagione, invece, avremo un sottotitolo che caratterizzerà il nuovo arco narrativo, e la seconda è Rivelazioni. Odessa Rivelazioni è il sottotitolo della seconda stagione della serie. Questo che vi ho mostrato è l'albo che c'è attualmente nelle edicole. È Tigi la guerriera, con disegni di Antonella Vicari, colori di Daria Cerchia, sceneggiatura di Lucio San Martino e copertina dell'onnipresente Mariano De Biase. Io in tutto questo mi sono invece occupato dell'aspetto narrativo, quindi di supervisionare le sceneggiature e creare, diciamo, dei collegamenti, dei contatti tra una sceneggiatura e l'altra, tra un'idea di uno sceneggiatore e l'altro, in modo da creare un mondo coerente. Odessa, infatti, è una serie caratterizzata da una forte continuity che viene portata avanti mese dopo mese. Nonostante questo, la sfida è stata quella di mantenere però anche il tratto bonelliano più classico, ovvero l'autoconclusività degli albi. Ogni albo, quindi, è assolutamente autoconclusivo. Il lettore che prenderà in edicola solo questo albo si troverà una storia che comincia e che finisce, e invece l'affezionato lettore che ci ha già seguito fino a qui troverà un altro tassello che arricchirà quello che è il mondo di Odessa. Questo che vi mostro è invece la copertina del penultimo albo della seconda stagione, Il sapore della verità, in edicola dal 26 di marzo. Con disegni di Elisabetta Barletta, colori di Edoardo Arzani e sceneggiatura di Stefano Piani, a cui io ho dato la solita, diciamo, revisione finale e collegamenti con le sceneggiature precedenti e future. Quindi, se nei prossimi giorni avrete modo di passare vicino a un'edicola, nei pochi momenti in cui è consentito uscire, quindi quando vi capita di andare a fare la spesa o se avete un cane da portare a spasso, troverete appunto in edicola, eccolo qua, Odessa Rivelazioni, il sapore della verità. Odessa Rivelazioni numero 5, appunto il penultimo tassello, il penultimo albo, chiamiamolo tassello, della seconda stagione. Io dallo studio di casa mia vi ringrazio, vi auguro una buona lettura e insomma, a presto.